Buongiorno a tutti! Oggi con questo fantastico tempo partiamo per 4 giorni e andiamo in Francia. Siamo ospiti di DJI. Arrivati in stazione. Trenino per Bologna. Arrivati anche a Bologna, freddissimo e di neve qui non ce n'è. Andiamo a prendere il treno al binario 16 che ci porta a Milano. In stazione hanno fatto un nuovo touchscreen gigantesco. Si può pigiare, si possono gestire tutte le cose, carina come idea. Ed è enorme. Oh, guardate che roba. Proseguiamo. Arrivati a Milano, andiamo a Comasina. Siamo arrivati anche a Comasina, sono le 2, quindi ci mangiamo un boccone perché altrimenti moriamo. E poi andiamo a recuperare Anthony di BlaBlaCar. Finalmente il sole, cacchio. Panzerotto con ripieni, kebab e mozzarella. Che idea, fantastica, mamma mia. Siamo arrivati alla quarta ora di automobile, forse la quinta ormai, non ce la faccio più. Arrivati a casa, messo le ciabatte e ospite del gentilissimo della DX Drone SRL, quindi ringraziamo Andrea. E domani si va a Gap per il rally di Monte Carlo. Buongiorno. Sembra che stiamo partendo per la guerra. Non me l'avevano detto. Ma è in montagna. Gap è a 1000 metri d'altezza. Sì, sono le 7:15 ed effettivamente è buio, freddo e c'è la neve. E siamo ancora a Grenoble. Gradi e mezzo. Per fortuna è arrivato il sole. Ecco, se la giornata fosse tutta così al sole, noi saremmo perfetti. Oh, bene, siamo arrivati. Questo è il parco dove ci sarà lo stand della DJI. C'è il sole, la temperatura è salita perché siamo a meno un grado e aspettiamo i pass. Bene, piccola prova, è inchiodato, è incredibile. Oh, che bella giacca che hai. Bella, anche tu hai una bella giacca, siamo bellissimi. Guarda, guarda, guarda che giacca. Guarda che bella. Finalmente è arrivato il momento di mettere sotto i denti qualcosa e andiamo a guardare un po' attorno in questa fiera del rally di Monte Carlo. Praticamente è la fiera dei tamarri. Ci sono tutte queste macchine super tuning che sono pronte per fare il rally. Se il Mavic è piccolo, il suo radiocomando è invisibile.
Oh, un momento di pausa. Lo stand vuoto. Non mi sembra vero. È quasi buio. La fiera ho scoperto che dura fino alle ore 10. Mentre Andrea è qui dietro che vola, io ho appena finito di provare il tripod mode e il cinematic mode del Mavic. Sono una bomba. Bene, se ci fermano adesso, l'importante è dargli del gas perché... Guarda! È la fiera dei tamarri, cioè sono delle macchine delle grezzate spaventose. È un McDonald's. No! Finalmente in albergo! Questo è il bagno e occhio, abbiamo anche il bidet. È stranamente attaccato alla vasca da bagno. Cioè non si capisce bene il funzionamento di questo bidet perché è attaccato e pericolante, direi, il bidet. Notare che in bagno non c'è il bagno. Cioè non c'è il water. Il water è in una stanza separata, tristissima. È una stanzina, non so se rendo l'idea. Paese che vai, usanza che trovi. Proseguendo con le cose strane di questa stanza d'albergo, abbiamo questo calorifero, fa 12 milioni di gradi, ma noi abbiamo una telecamera termica della FLIR e vediamo quanti gradi sforna quel coso, perché secondo me c'è un 100 gradi qua dentro. Fantastica. 105, Madonna. 104. 104 gradi. La camera, allora, stiamo morendo di caldo. 29 gradi e 8. Stiamo morendo di caldo qua dentro. 29 gradi. La parte più fredda del muro è comunque a 28 gradi. E chi ha dormito nel mio letto? Ah no, io mi sono seduto prima. Sono termico, sono. È un vlog termico. Baci e abbracci. Saluti. Ciao! Inizia il giorno 2 qui a Gap. Oh oh, no, non rimane più fermo. Oh mio Dio, sta scappando. Non ci passa più, cioè non ci passa più. Oggi è una bellissima giornata, c'è il sole, è fantastico. Usciamo a vedere un po' com'è il tempo. Però è più vuoto di ieri, decisamente più vuoto. Dai, ho tolto il beginner mode, ho messo la modalità automatica, vi faccio vedere come barcolla, come si muove questo drone. Non sono soddisfattissimo dello yaw. C'è la sua micro borsina apposita, chiusa. Mi portano in giro per Gap di notte, la sera. Madonna, che posto fighissimo. Guardate dove sono finito. Non so come si chiama questo posto. Non sono un travel vlogger, quindi adesso guarderò su Google. Mi dici come si chiama questo posto, che così faccio almeno... non faccio la figura di quello che non sa dove sta andando. Saint-Arnoux. Ecco, vi presento Saint-Arnoux, la cattedrale di Notre Dame. Quindi, per chi non lo sapeva, ignorantoni. Di solito... quando dentro ai posti non c'è nessuno, non è che sono proprio convintissimo. Vabbè, ma poi qualcuno deve entrarci, no? Vabbè, quindi... sì, anche perché è presto effettivamente. Buongiorno, volete la carne di mucca? Prendiamo un bel naan tandoori, poi ci prendiamo un bel chicken tikka masala. Mm. Oh, buono, fidati. Okay. Facciamo una foto e vedrai che sarà contento, ci proviamo. Ragazzi. Ci prendiamo anche una bella birra indiana. Pure la birra fanno sti indiani. Un po' vergognino perché è entrata della gente, quindi non è che posso più parlare e urlare come prima. Ma cacchio, abbiamo mangiato proprio bene. Cominciamo la nostra terza giornata. Ci hanno avvertito che sarà una giornata devastante. Piena di gente e oggi si lavora. Sempre rassicurante finire di lavorare la sera con te, perché ogni sera è un prenderci per vedere dove hai messo la macchina. Allora, magari è di là, ok, però almeno
arriviamo a una strada. Volete che abbia parcheggiato la macchina? C'erano tutte le macchine parcheggiate dalle altre parti. Qui non c'è nulla, una panchina, che romantico. Che bello. Oddio, la tua faccia mi preoccupa tantissimo. Di là. Pronti? Via! Arriveremo mai alla macchina per andare al ristorante? Ma questa sera mangiamo in un posto che si chiama La Patateria. E non fate battutacce. Sembra buonissimo. Che dici? Buon appetito. Leggero, leggerissimo. Questa sera dormiamo pesantemente. Bene, bene. Buona, dai, ci vediamo domani. Abbiamo l'ultima mezza giornata di lavoro e poi teliamo a Grenoble. Dopo 4 giorni in gabbia non ne può più e questo è quello che fa. Ormai non sono più delle demo, sono delle sgasate qui a rally. Non ne può più. Però col rumore della sgasata attira un sacco di gente. Basta, dopo 4 giorni a volare con questi benedetti Phantom dentro la rete, non ce la faccio più.